Bene, grazie. Grazie intanto a tutti gli organizzatori, grazie a questo pubblico così numeroso e così attento. E io in realtà sono una biologa nutrizionista e mi occupo da molti anni di nutrigenetica e di epigenetica, e quindi ho sempre cercato di elaborare dei pannelli genetici che ci potessero essere indicativi di una dieta specifica, altamente specifica per quel DNA, e quindi anche di come individuare dei nutrigeni che fossero importanti, appunto, e soprattutto che ci permettessero di avere poi delle correzioni alimentari al fine di correggere un eventuale polimorfismo negativo che io avessi potuto avere nel mio DNA. E quindi ho cercato di applicare questo stesso tipo di relazione epigenetica, quindi, anche nel mitocondrio e, come è già stato detto, nell'importanza anche dei fenomeni infiammatori. Per cui cosa osserviamo durante un processo? Ovviamente non mi dilungherò, non spiegherò i processi infiammatori, però volevo soltanto dire due accenni su questo argomento, cioè il fatto che durante un'infezione l'infiammazione viene generalmente innescata da molecole esogene, quindi ospitate da batteri. Durante le lesioni l'infiammazione invece viene innescata da molecole endogene che poi verranno secrete attivamente nel citosol e poi innescheranno altri processi infiammatori. Ma la cosa importante che secondo me dovremmo un pochettino considerare è il fatto che una risposta infiammatoria eccessiva può essere comunque dannosa e quindi può portare a delle situazioni patologiche più gravi. Quindi se persiste l'infiammazione possiamo avere un danno tissutale con un ulteriore meccanismo che potrà poi a sua volta contribuire allo sviluppo di altre patologie. Ed è stato parlato, è stato detto dell'importanza dei macrofagi, quindi di queste cellule che hanno moltissime funzioni, andiamo avanti, e identifichiamo quindi come dei grandi mangiatori che ingoiano e digeriscono i detriti cellulari, le sostanze strane, e quindi in qualche modo, come già stato visto, orchestrano quindi la risposta immunitaria. E la cosa interessante è appunto che durante la fase iniziale della risposta infiammatoria i macrofagi alterano proprio l'attività dei mitocondri, e durante l'infiammazione quindi i macrofagi bloccano la produzione di energia dei mitocondri, che a questo punto cominciano a produrre dei composti chimici tossici che poi andranno a amplificare ulteriormente il danno. E quindi, come era già stato pubblicato in questo articolo famoso, durante l'infiammazione invece di produrre energia i mitocondri produrranno prodotti tossici dall'ossigeno utilizzando l'enzima succinato deidrogenasi che promuove l'infiammazione. Ricordiamo che questo enzima è anche molto importante per quanto riguarda il ruolo nella soppressione dei tumori, e quindi ovviamente particolarmente interessante anche dal punto di vista scientifico. Ma un altro aspetto fondamentale dell'azione dei mitocondri è quello di avere comunque una regolazione sia dal punto di vista mitocondriale, come abbiamo visto, ma anche della mitofagia. E l'aspetto della mitofagia è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché io mi occupo anche dei meccanismi della restrizione calorica e di quello che succede sia a livello epigenetico ma anche a livello mitocondriale, dove nella restrizione calorica appunto osserviamo un'autofagia, e la mitofagia rappresenta appunto un meccanismo di eliminazione di mitocondri potenzialmente tossici, quindi mitocondri danneggiati, e mediante poi abbiamo anche, conosciamo comunque tutta una serie di processi come la fusione mitocondriale, la fissione mitocondriale e quindi la rimozione specifica di mitocondri danneggiati. Tutto questo polarizza la risposta delle risposte infiammatorie regolando proprio il livello energetico delle cellule immunitarie. E come
anche è già stato parlato comunque ampiamente della progressione dei macrofagi nelle due forme differenziate M1 e M2 che hanno attività rispettivamente pro-infiammatoria e antinfiammatoria. Per cui essenzialmente importante l'aspetto biochimico che è già stato ampiamente così considerato dell'aumento della glicolisi, della via del pentoso fosfato per produzione di ATP e la biosintesi negli M1, quindi con produzione poi di proteine proinfiammatorie, mentre l'M2 si basa più sulla fosforilazione ossidativa e quindi anche diciamo ha un aspetto importante per quanto riguarda la riparazione dei tessuti e l'omeostasi. E la cosa che però ci fa riagganciare all'epigenetica è proprio il fatto che la possibile manipolazione del metabolismo dei macrofagi possa aumentare le risposte immunitarie, addirittura sospendere, smorzare le risposte infiammatorie in caso di autoimmunità. Per cui poter riuscire a convertire i macrofagi M1 in M2, per esempio la metformina potrebbe avere questo effetto e anche di questo è già stato accennato. Quindi sostenere la riprogrammazione proprio tramite l'epigenetica, dove cambiamenti metabolici potrebbero promuovere la remissione di malattie infiammatorie croniche. E abbiamo parlato appunto della mitofagia, della rimozione di questo evento di autofagia che porta alla degradazione selettiva dei mitocondri, ma quando andiamo a definire in modo specifico l'epigenetica, noi ci riferiamo a quegli eventi, a quei meccanismi, quelle attività di regolazione dei geni che non vanno a modificare la sequenza del gene, ma vanno a modificare l'espressione proteica, quindi cambierà il fenotipo senza modificare il genotipo. E mediante molti meccanismi che un po' sono anche già stati accennati, la famosa metilazione del DNA, la modificazione degli istoni e i microRNA non codificanti. Quindi e la cosa che ci interessa maggiormente è poi quella di promuovere attraverso dei fattori nutrizionali che andranno ad indurre in qualche modo dei cambiamenti epigenetici, quindi o tramite un'espressione diretta della sequenza proteica o tramite attivazione di recettori nucleari e modifiche di recettori di membrana. Quindi questo ci ha permesso proprio di elaborare, diciamo, di studiare una nuova disciplina che è la epigenetica della nutrizione, dove l'ideale potrebbe essere: io mangio questa mela e avrà sul mio DNA questo effetto specifico, la stessa mela su un altro DNA avrà un effetto completamente diverso in termini di espressione proteica, dove quella determinata proteina potrà essere ipoespressa, iperespressa o non espressa affatto. La metilazione è già stata vista del DNA, per esempio molti processi cellulari sono regolati dalla metilazione del DNA, come l'inattivazione del cromosoma X, il silenziamento di geni specifici germinali, la carcinogenesi, e in genere la metilazione è associata alla soppressione dell'espressione genica perché impedisce proprio il legame fisicamente tra il gene e la proteina. E molti alimenti, dicevamo prima, l'acido folico, la vitamina B12, il selenio, i polifenoli del tè verde, la giannisteina, i bioflavonoidi, sono stati visti come costituenti in grado di indurre la metilazione del DNA. E in generale i folati e la B12 promuovono la metilazione, mentre selenio, polifenoli del tè verde, bioflavonoidi riducono la metilazione del DNA. Anche gli istoni sono fondamentali nella regolazione epigenetica del DNA. Ricordiamo che gli istoni sono costituiti da proteine basiche con cariche positive dovute ai residui di lisina e arginina che impacchettano il DNA. E quando i geni sono meno legati agli istoni, sono più attivi, quindi hanno questo tipo di regolazione epigenetica, mentre geni inattivi risultano fortemente associati agli istoni. Gli istoni stessi poi potranno subire a loro volta ulteriori modificazioni post-traslazionali come metilazione, acetilazione, fosforilazione, ubiquitinazione, e abbiamo visto anche questo precedentemente.
Quindi l'aggiunta in genere dei gruppi acetili, quindi l'acetilazione all'impalcatura proteica del DNA migliora la trascrizione, mentre la metilazione ne riduce la trascrizione. Ecco qua abbiamo, vorrei andare un po' al nocciolo della situazione e vedere, per esempio qui avevo riportato il famoso esempio del gene Agouti dei topi, che viene, quando viene metilato risulta inattivo e non si manifesta il fenotipo obeso invece caratteristico del topo che ha il gene non metilato e quindi attivo. Quindi importanza della dieta, ovviamente, mediante alimenti come possono essere i broccoli, le crucifere, la soia, i polifenoli del tè verde, per la loro azione epigenetica. Resta da dimostrare però se gli alimenti hanno lo stesso effetto considerevole che si osserva ovviamente nei modelli cellulari. Si è visto comunque che studi epidemiologici suggeriscono che individui che assumono grandi quantità di questi alimenti sembrano meno inclini a determinate malattie, però c'è anche da dire che questi alimenti non hanno soltanto effetti epigenetici, ma anche colpiscono altre funzioni biologiche. E vediamo un altro aspetto sempre legato all'epigenetica, al diabete, obesità e mitocondrio. In questo articolo del 2012 si diceva appunto che era stato scoperto il meccanismo brucia grassi del diabete, e dove si diceva che appunto l'inibizione di alcune istoni deacetilasi, quindi quegli enzimi che abbiamo visto prima che agiscono portando gruppi acetilici sugli istoni, portava a un netto miglioramento delle alterazioni metaboliche che si osservano nel diabete di tipo 2 e nell'obesità. Andando a effettuare studi molecolari, si è visto che in particolare l'effetto si osservava su una istoni deacetilasi L'ASI3 che provocava nel muscolo scheletrico, nel tessuto adiposo, l'aumento della proteina PGC1-alfa, che è stata ampiamente nominata anche questa mattina. Quindi questa proteina, che come abbiamo visto è un fattore di trascrizione, promuove la trascrizione di molti geni e anche quindi responsabile della regolazione della biogenesi mitocondriale. Per cui che cosa succede? Che nella regolazione della trascrizione di geni che sono coinvolti sia nella glicolisi che nella lipogenesi, aumenta l'attività ossidativa dei mitocondri, i quali saranno più in grado di bruciare in modo più efficiente quindi i grassi accumulati e impedirne l'eccessivo accumulo. Molto importante, un altro effetto epigenetico che osserviamo è quello dovuto alle modifiche dei microRNA, che possiamo anche indurre mediante la dieta. I microRNA sono dei regolatori post-trascrizionali, si legano a sequenze complementari all'RNA messaggero e in questo modo determinano una aumentata degradazione dell'RNA. Hanno quindi come bersaglio gli RNA prodotti dai geni classici e impediscono che questi vengano usati per la sintesi delle proteine mediante il processo conosciuto come interferenza RNA. Possono poi a loro volta causare modificazioni agli istoni e metilazione del promotore del gene del DNA, regolando quindi anche in questo modo l'espressione dei geni bersaglio. All'incirca sono presenti nel genoma umano circa 1000 microRNA che colpiscono quindi un 50% dei geni di mammifero e su molte cellule, e questo ovviamente ha dei riscontri importantissimi. Infatti, se noi vogliamo andare a vedere quale possa essere il rapporto tra microRNA e dieta, per esempio vediamo che, come alcuni esperimenti hanno dimostrato, che la nutrizione, come il consumo di grassi, proteine, alcol, vitamina E, influisce sull'espressione di molti microRNA. E qui in questo articolo, per esempio, si osservava come i microRNA assunti con il latte possano addirittura frenare l'espressione genica della P53, dell'oncosoppressore P53 e della DNA metiltransferasi, aumentando quindi il rischio di patologie tumorali come cancro alla prostata e acne vulgaris. Mentre si diceva nello yogurt
poiché non contiene microRNA, perché distrutti dei fermenti lattici, poteva essere invece consigliato, e che la sterilizzazione, la pastorizzazione, l'omogeneizzazione non è in grado di distruggere i microRNA, e mentre potevano essere distrutti con metodologie come ultrasuoni in microonde. In particolare si è proprio scoperto questo microRNA 125B che riduce l'espressione genica della P53, quindi aumentando il rischio oncogeno. Ma anche polifenoli, quindi antociani, curcumina, quercetina, possono modulare la presenza, l'espressione dei microRNA nei topi. Ma come dicevo, uno degli effetti più sorprendenti che abbiamo sugli aspetti epigenetici e anche quindi sul mitocondrio è proprio la restrizione calorica. Nella restrizione calorica noi osserviamo diverse risposte ovviamente nell'animale da laboratorio, oltre alla diminuzione significativa della massa adiposa, una diminuzione della temperatura corporea, della pressione sistolica e diastolica. E in quanto che la restrizione calorica altera l'espressione genica e favorisce quei geni che sono poi coinvolti in processi di riparazione cellulare, in turnover, nella sintesi proteica, nella risposta allo stress e nel metabolismo del glucosio, quindi è inevitabile il suo collegamento col mitocondrio. Tanto è vero che viene considerata la strategia anti-aging maggiormente presente e conservata nel regno animale. E tra le ipotesi appunto che spiegano questo tipo di risposta c'è anche quella dei glucocorticoidi, che afferma come questi ormoni, poiché hanno un ruolo così importante nella risposta allo stress e che siano quindi causa di invecchiamento, la restrizione calorica, quindi attenuandone le vie di sintesi, avrebbe anche quindi questo effetto anti-aging. Ecco, e quindi infatti veniva indicato sul Times che il digiuno potrebbe essere il modo migliore per combattere il cancro. Proprio di nuovo ritorniamo a quell'effetto di autofagia, quindi eliminazione, pulizia dalle cellule spazzatura, così come ci liberiamo dei mitocondri spazzatura. Già addirittura una restrizione calorica dell'8% sembra avere effetti positivi su marcatori biochimici infiammatori. Infatti tutti quegli enzimi che attivano negli organismi superiori la lipolisi, la gluconeogenesi, controllano fenomeni infiammatori, la proliferazione cellulare, i fenomeni di invecchiamento telomerico e la risposta allo stress. Sono tutti fenomeni che sono poi anche in parte dovuti all'espressione di geni particolari, dei geni SIRT, che sono i geni che codificano le sirtuine. Se andiamo ad analizzare gli effetti delle sirtuine nella restrizione calorica, vedremo anche che hanno molti effetti non solo sull'inibizione dell'atrofia muscolare, un aumento vascolarizzazione, ma anche un aumento dei mitocondri e quindi comunque una migliore e maggiore aspettativa di vita. Il gene SIRT infatti influenza molti processi neurologici, memoria, umore e comportamento, tant'è vero che gli animali dove viene effettuata l'eliminazione genetica del gene SIRT1 mostrano deficit cognitivi. E quindi che i maggiori effettori coinvolti nella restrizione calorica, oltre alle sirtuine, sono anche le MPK, TOR e la sensibilità insulinica. Infatti le sirtuine, oltre ad avere appunto abbiamo visto questo effetto di aumentare la funzione mitocondriale, ma anche di avere un effetto sugli stoni con acetilazione e deacetilazione, e quindi di nuovo il loro effetto epigenetico che permetterà quindi di interagire, queste proteine potranno interagire diversamente con altre proteine e quindi tutta una cascata completamente diversa da quella che avremmo potuto aspettarci. Sull'attività fisica di cui si è ampiamente parlato è stato anche dimostrato la relazione tra attività fisica e aumento dei livelli di sirtuine, e si ritiene quindi che possano rientrare nel metabolismo energetico probabilmente in seguito proprio al legame con l'acetilcoenzima A. E quindi le sirtuine possono essere attivate dalla restrizione calorica, ma anche da attivatori delle sirtuine come per esempio il resveratrolo, che è uno dei più potenti.
il resveratrolo aumenta proprio la funzione mitocondriale nel topo, stimolando di nuovo la deacetilazione della famosa PGC1-alfa che abbiamo visto precedentemente, che è poi quella che attiverà la biogenesi mitocondriale nel muscolo scheletrico e nel tessuto adiposo bruno, di cui si è parlato anche prima. mTOR è un altro importante fattore bersaglio della rapamicina nei mammiferi. Questa è una proteina chinasi che fosforila serina e treonina e regola la crescita, la proliferazione, la motilità, la sopravvivenza delle cellule, la sintesi proteica, la trascrizione. AMPK, anche questo molto importante, l'attivazione di questo enzima determina la formazione di nuovi mitocondri e prende parte alle funzioni di favorire lo sviluppo di energia dai grassi, di limitare il meccanismo di sintesi del colesterolo, migliorare il flusso sanguigno. È anche in grado, i polifenoli sono anche in grado di attivare la AMPK. Qui possiamo andare avanti. Quanto tempo ho? 10 minuti. Ok. E allora veniamo a parlare, ho riportato questo articolo dove possiamo osservare una maggiore diciamo relazione tra infiammazione e restrizione calorica. In questo lavoro sono state poste per 4 settimane donne obese ad una dieta di restrizione calorica, quindi qua abbiamo circa 800 kcal e si è osservato l'effetto che si aveva tra obesità, perdita della barriera, della funzione della barriera intestinale e cambiamenti nei profili del microbiota. Si osserva che con questo, ovviamente con questa restrizione calorica si osserva una perdita di circa 6,9 più o meno 1,9 kg con riduzione dell'indice di resistenza all'insulina, della glicemia a digiuno, dell'insulina, della leptina ed espressione genica della leptina nel tessuto adiposo sottocutaneo, molto importante anche questo aspetto. La diponectina plasmatica ad alto peso molecolare risultava molto aumentata, i livelli di proteina C ad alta sensibilità e proteina legante, i lipopolisaccaridi diminuivano dopo i 28 giorni di dieta e quindi mentre non si osservavano importanti cambiamenti nelle comunità batteriche dominanti nelle feci. Questo probabilmente anche un po' in base a quello che è già stato detto precedentemente sull'effetto dei mitocondri anche a livello del microbiota intestinale, eccetera. Quindi la restrizione calorica aveva comportato una perdita di peso, un miglioramento dell'integrità della barriera intestinale, una riduzione dell'infiammazione sistemica. Però abbiamo anche detto che i mitocondri hanno questo aspetto bidirezionale, sono mediatori dei processi epigenetici, ma allo stesso tempo i cambiamenti dell'epigenoma regolano la funzione mitocondriale. Infatti, i mitocondri, che, come è già stato detto, che hanno un loro genoma, questo DNA mitocondriale che contiene 37 geni, due RNA ribosomiali, eccetera, eccetera, circolare, che tra l'altro viene espresso, è ridondante e viene ereditato dalla madre. Però sicuramente il fatto che ci sia una funzione mitocondriale che dipende dal coordinamento poi del genoma nucleare e quindi genoma nucleare e mitocondriale devono essere in qualche modo corregolati. E infatti questa regolazione avviene attraverso un meccanismo di regolazione anterograda che va dal nucleo ai mitocondri e che è quella che promuove la biogenesi e regola l'attività mitocondriale, e anche un collegamento di tipo retrogrado, una segnalazione quindi dal mitocondrio al nucleo, che modifica la funzione cellulare e riprogramma il metabolismo. Questa regolazione bidirezionale è fondamentale perché rappresenta una solida rete che mantiene l'omeostasi cellulare e regola proprio l'adattamento ad un'enorme varietà di processi stressanti, regolando l'epigenoma sempre, quindi abbiamo sempre questo aspetto epigenetico di sottofondo importante. E proprio perché le modifiche epigenetiche, come abbiamo visto e abbiamo detto più volte, sono dipendenti dallo stato di energia cellulare, anche i livelli dei metaboliti sono regolati dal metabolismo intermedio e dalla funzione mitocondriale. Di questo abbiamo già abbastanza parlato e volevo ancora parlare, della demetilazione avevi parlato molto bene. E, ecco, vediamo
Sì, ecco, concluderei la relazione con questa parte legata proprio all'alimentazione e ai mitocondri. Cioè i mitocondri, abbiamo visto, mitocondri danneggiati devono essere eliminati, rappresentano un rischio. I danni possono provenire, come abbiamo visto, dal processo infiammatorio, ma loro stessi poi aumentano l'infiammazione generalizzata e portano ad una serie di patologie di cui è già stato parlato. Quindi incrementare il fattore neurotrofico cerebrale risulta estremamente importante, e lo possiamo fare attraverso la restrizione calorica, la curcumina, gli omega 3, il digiuno a intermittenza, l'esercizio fisico, lo stimolo intellettuale, la meditazione, e quindi una dieta con un moderato consumo di carboidrati può essere un carburante efficiente per i mitocondri e attivare questo fattore neuronale, ma una dieta fortemente infiammante, occidentalizzata, abbassa i livelli di questa proteina strettamente invece fondamentale. E anche un consumo adeguato di grassi può influenzare le funzioni e le performance dei mitocondri, avendo poi un effetto diretto proprio sulla membrana interna mitocondriale. Il glutatione, ovviamente, lo conosciamo tutti come uno degli antiossidanti più importanti, che è coinvolto nel processo di disintossicazione, e i polifenoli, di cui abbiamo già detto, presenti in molte specie vegetali, mirtilli, fragole, noci, eccetera, eccetera, hanno dimostrato proprio aumentare le funzioni cognitive durante e diminuire le infiammazioni, e quindi potrebbero potenzialmente allungare la durata della vita. Grassi di alta qualità, ad esempio l'olio di cocco, che contiene grassi saturi ottimi per il cervello, contiene trigliceridi a catena media che supportano le funzioni mitocondriali, quindi modulano l'infiammazione e migliorano le abilità cognitive. Il digiuno a intermittenza, la restrizione calorica, e qui l'abbiamo visto gli effetti che osserviamo: mangiare meno calorie rispetto a quelle richieste dal nostro metabolismo basale permette al cervello di creare nuovi neuroni e diminuire radicali liberi, aumentando, quindi migliorando l'abilità a produrre energia e aumentando il numero dei mitocondri presenti, così anche l'impatto glicemico ridotto. E adesso si parla anche molto di cereali senza glutine, più che altro per il glutine e il tipo di cereali che utilizziamo adesso, estremamente agglutinanti, molto ricchi di alimenti che non sono dei veri fitonutrienti. E vorrei concludere con questa pubblicazione. Sì, allora, questa pubblicazione è del professor Longo, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere alcuni anni fa, sull'effetto anti-aging, e quindi e con questo darei delle conclusioni, cioè come possiamo fare per invecchiare in salute. Abbiamo parlato di restrizione calorica, molto importante l'asse GH-IGF-1, importante il pathway dell'mTOR e della S6K e la sintesi della AMPK. In pratica la restrizione calorica, abbiamo visto, inibisce l'effetto dell'ormone della crescita e dell'insulin growth factor 1. Quindi anche l'assunzione di principi attivi, cioè di quelli che abbiamo visto precedentemente, hanno un effetto poi sull'mTOR e quindi anche in questo caso sulla proliferazione cellulare e sull'induzione dell'autofagia. E poi abbiamo parlato delle sirtuine. Quindi la riduzione e tra l'altro anche la riduzione delle proteine, per esempio una restrizione calorica di metionina, mostra un incremento dal 42 al 44% dell'età massima negli animali d'esperimento rispetto ai controlli. E anche tra l'altro la riduzione della metionina nella dieta si associa anche alla diminuzione di specie reattive dell'ossigeno nei mitocondri e dello stress ossidativo. E questo mTOR, vabbè, lasciamo, abbiamo ancora tempo? Due minuti, quindi concludiamo. E io concluderei con questa diapositiva, che quindi sembrerebbe proprio che la lotta all'invecchiamento
il segreto per la lotta all'invecchiamento stia nei mitocondri e che l'alimentazione sbagliata sia il nostro nemico peggiore. Proprio perché l'eccesso di cibo di scarsa qualità, ma soprattutto ricco di zuccheri e di calorie, è povero in micronutrienti, risulta come fattore di stress enorme per i mitocondri, che sono proprio costretti a scavare tra i rifiuti in cerca di qualcosa di utile per trasformare i micronutrienti in energia. E quindi questa carenza di nutrienti buoni potrebbe essere, oltre al fatto che è necessaria al buon funzionamento dei mitocondri, può essere quindi alla base di molte patologie, obesità, diabete di tipo 2, ma ne abbiamo viste moltissime altre purtroppo. E ho concluso, grazie.